Prove, ho sentito una voce bellissima, complimenti signora. Congratulations per la voce. Veramente molto bella. Ah, fra di loro, ok. Va bene, noi seguiamo le direttive degli atleti. Loro hanno visto, si sono scambiati durante la gara. Abbiamo visto arrivare quasi ex aequo, ma adesso si sono messi d'accordo per il trofeo, quello principale, trofeo Sant'Anna. E allora andiamo a chiamare la vincitrice, le prime tre. Partiremo dal terzo, Filippo prepara il terzo posto. Categorie più piccolissimi, giovanissimi. Andiamo a chiamare la terza posizione per Angela Porto. Guardate che splendida bimba. Mi sembra figlia d'arte, mi sembra, dagli occhi. Seconda, Rossella Mantia. Adesso li facciamo, adesso si avvicinano, vede come si vengono. E la vincitrice, Anna Maria Imbrola. Premia, mettiti qui Anna Maria, vicino a, ad Angela. Qua ferma, ferma, così. E l'altra bimba se vuole, peccato, non ricordo, lo so. Facciamo la foto, siete splendide insieme al nostro... Porto, Mantia, Imbroglia. Adesso andiamo a chiamare... Facciamo l'applauso a queste splendide bimbe, guardate, il tuo fa è più grande di loro. Categoria maschietti. Terzo, prepara il terzo Giampaolo Marco Calderone. Qua, qua Marco, da questa parte. Secondo, Riccardo Marfisi. E il vincitore, vediamo se parte. Vediamo. È lui. Lo dico, il vincitore lo dico. Davide Tormina. Mettiti lì Giampaolo, facciamo la foto. Qualche altro effetto speciale ce l'abbiamo? Adesso vediamo se ci mettiamo d'accordo. Marco, guarda. Un applauso per questi splendidi bimbi. Andiamo avanti. Andiamo alla categoria 2008-2009. 2008-2009, poi premieremo 2010-2011 che sono qui. Al 2008-2009 andiamo a chiamare la terza posizione Denise Bellia. C'è Denise? Denise Bellia. Arriva? Oh, da questo pomeriggio, io quando vengo prima, e poi quando la premiamo. Oh, mettiti qui Denise, girati Denise da quella parte, non siamo noi fotografi. Seconda, Mirabella Sofia. Dove sei Sofia? O Sofia, eccola qui. Ma la vincitrice 2008-2009 donne è Manila Governara. Dove sei? Fate passare. Ah, peccato. Ritira il cugino, lo mettiamo, ritira il cugino, vediamo se c'entra. Cugino sei. Ritira il cugino di quanto gradi? Uno, un grado solo. Saranno 30 gradi adesso. Non è lui, Manila, facciamo un applauso lo stesso, è nostra il bimbe. 2008-2009 maschietti, terzo Salvatore Barone. Mettili qui Salvo. Secondo, Norrito Gabriele. Qua, qua arriva. Vincitore, Tormina Nicolò. Guardate la telecamera, siete sul candycamera. Adesso 2010-2011, abbiamo due bimbe da premiare. Chiamiamo la seconda Giampaolo, categoria 2010-2011, Marzia Maurone. Seconda. Marzia, ci sei? Marzia o Marzia?
Marzia, ci sei? Marzia Maurone. No, andiamo a chiamare la prima, Sara Mantia. Eccola, c'è. Un applauso per la piccola Sara. Bravo! Per Marzia metto da ritirare e poi al bar, magari quando ritirerà dopo. Andiamo ai maschietti. Terzo, Giuseppe Bartolotta. Cosa? Due, Marzia e Sara Mantia. Marzia Maurone e Sara Mantia. Basso Maurone, basso Maurone. Come si chiama la bimba? Vabbè, sarà lei, scritto male. Gira, vieni qua, Gioia, mettiti qui per la foto. Girati. Quindi ha ritirato. Facciamo un applauso. Meno male, così consegniamo tutti i premi. Andiamo agli uomini. Giuseppe Bartolotta. Eccolo. Giampaolo Terzo. Dobbiamo sbrigarci perché abbiamo quelle premiazioni degli amatori. Secondo a ieri, Rinella Valerio. Vincitore Norrito Simone. Categorie 2006-2007, tre atleti da premiare. Terzo, Matteo Borghi. Dove è Matteo? Eccolo qui, mettiti lì Matteo. Secondo, Cimino Gaspare. Primo, Andrea Messina. Guardate come sono belli. Andiamo alla categoria donne. Seconda, Carol Anna Cammalleri. Gloria Peri. Sì, brava. Brava Gloria. Andiamo adesso primo di categoria 2004-2005, prendiamo un primo posto. Giampaolo, chiamiamo Giorgio Biaggio. Questo è il primo. Andiamo alla categoria 2002-2003, primo Brugnone Cleti. È un premio speciale, se abbiamo un premio speciale, la piccola Profita dov'è? È qui ancora, Peppe? C'è la bimba? Vieni. Premio speciale. Lo consegna il nostro Giampaolo D'Amico. Signori, un applauso per la nostra piccola Profita, Chiara. Mettiti di Chiara. Ma facciamo un applauso a Chiaretta. Ci tenevamo a farlo. Si è divertito, ho visto che Chiara oggi ha dato il massimo della sua... Ah, un altro giro, adesso lo fai col papà, va bene? Si è emozionata. Sei emozionata la bimba, facciamo un applauso a Chiara, mamma mia. Il bello della corsa. La parola a Peppino, dai Peppe, dai. Devo dire che i veri vincitori sono Giampaolo, Filippo e l'associazione. Perché fare qualcosa a termine è molto difficile, quindi sono stati dei coraggiosi, degli eroi. Fare qualcosa a termine è veramente un'impresa, quindi un applauso di cuore ai vincitori reali che sono loro. All'associazione che li ha aiutati, bravi veramente, bravi. Io ne approfitto e voglio ringraziare a tutti gli atleti che oggi sono qui a Piazza Santana. Dopo tante gare che ho fatto da amatore, adesso mi trovo a far correre gli altri qua, queste vie di Tevinoresa. E sono contento, e tutti i bambini sono oggi e i genitori che l'hanno accompagnati. Vorrei ringraziare a tutti quelli che hanno contribuito per questo evento, tutti i negozianti, i commercianti, le aziende, il movimento, il comune. E io e Filippo Porto abbiamo fatto tanto, 3 settimane di duro lavoro. Cerchiamo di non fare dei sbagli, però sai,
poi c'è tanta gente che non ti aspetti e purtroppo poi ci troviamo anche certe volte in disagio, però ce l'abbiamo fatta, sono felice, stiamo benvenendo a tutti. Vorrei ringraziare a tutto lo staff che ci ha aiutato e a mia moglie che sia nella vita che nello sport è sempre accanto a me. Grazie a tutti. Oh, mi sono innamorato, lo voglio bene. Moglie, lasciamoci, mi prendo Giampaolo. Signora, per favore, non si baci davanti a me, sono geloso. Sono geloso. E allora? Volevo ringraziare anche, scusate, la mia gatta, a Vincenzo Fasone che è stato con me, una grande spalla che mi stavo divertendo. Allora, come si vede, io con lo sport non c'entro nulla, guardate il profilo. Però quest'anno, per la seconda volta, ci siamo visti, che dobbiamo fare? Si deve fare sta gara. Loro non ci hanno pensato un secondo, si sono dati da fare al massimo. Quello che vedete chiaramente sia Giampaolo che Filippo, Giovanni Passafiume, l'intento è quello di non fare nessun errore, di fare le cose alla perfezione, chiaramente questo non c'è, però speriamo che oggi sia stata una bella giornata di sport, soprattutto magari per quei ragazzi che hanno approcciato per la prima volta il podismo oggi, magari c'era qualcuno che per la prima volta con i genitori ha accompagnato, è venuto qui e ha fatto la sua prima gara, siamo contenti per questo. Poi pensiamo già al prossimo anno e voglio ringraziare di cuore tutti gli atleti, certamente quelli che sono venuti da più lontano, però il mio ringraziamento va in particolare ai termitani che hanno deciso di essere qui presenti a fare questa gara nella loro città. So che c'è un atleta che viene da Parma, lo ringraziamo, siamo onorati della sua presenza, però il mio ringraziamento di cuore realmente a tutti i termitani che quando c'è qualcosa a Termini rispondono e dicono presente e sono qui. Speriamo il prossimo anno anche con la loro collaborazione di fare qualcosa di ancora più bello. Grazie a loro che si sono spesi enormemente. Ringrazio le società che oggi sono qui, Imera Marathon, Imera Bike, la mia squadra, Termini Bike and Trail, e altre squadre che adesso la squadra in questo momento non mi ricordo dirlo. Il complesso qua che è con noi, che dopo ci farà un po' di ore di musica, giusto? Mi dicono di leggere, lo facciamo con piacere, il 4 agosto 2019 a Termini Imerese ci sarà una gara ciclistica con lo start alle ore 18. Eliminator, mamma mia che nome, quindi è l'eliminazione, li andremo abbattendo man mano che attrezzeranno. Ah, ogni 4, quindi ci sarà una volata, bellissimo, spettacolare, quindi appuntamento il 4 agosto a Termini Imerese per questa Eliminator area bici organizzata alle ore 18 a Termini Imerese, 4 agosto, quindi domenica prossima, grazie. Per questo andiamo a chiamare, vieni Vincenzo, vieni, dobbiamo consegnare il trofeo alla prima assoluta, lo consegna Vincenzo e poi i primi consegneranno loro, lui consegna la prima assoluta e voi consegnerete il primo assoluto, la premia sua moglie, mi dispiace Vincenzo, e il primo assoluto lo premia Vincenzo. E allora andiamo a chiamare la vincitrice assoluta nel frattempo che mi porteranno le classifiche di categoria, è una atleta nata a Cerda ma vive a Termini Imerese e si grazia e si tratta di Maria Grazia Facella. Premia la moglie di, facciamo un applauso a Maria Grazia, splendido trofeo da mettere tra i ricordi più cari, in alto un applauso alla nostra Facella, trofeo Sant'Anna 2019. Adesso andremo a chiamare il vincitore assoluto, premierà il nostro Vincenzo. Prepara il trofeo Vicente. Sono arrivati in due, adesso lo chiameremo tutti e due perché poi si sono messi d'accordo per la vittoria assoluta, poi andrai questo, lo diranno loro stessi. Filippo dov'è? Filippo Porto. Filippo ci sei?
vogliamo che sia presente giustamente anche lui, vince insieme a Vincenzo. Filippo Porto, o Porto Filippo, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. 3 per 3? E 3 per 3? 2 per 3? E 3 per 2? Lo vedete? Torna. Filippo! My friend! Vediamo se riusciamo a rintracciare Filippo, se ne andiamo avanti. Se ne arriva le categorie, grazie ai giudici. Premierà Filippo le categorie. Allora, sono due gli atleti da chiamare. Venite, avvicinatevi. Uno del CUS Parma e l'altro lo conosciamo bene. Passo subito la parola all'atleta del CUS Parma. Li abbiamo visti arrivare mano nella mano. C'è stato quindi quasi un esseguo, ma avevamo noi un ordine d'arrivo, dobbiamo consegnare il trofeo al primo, quindi ci sono anche i centesimi che vanno a contare, anche i millesimi nella Formula 1. Noi volevamo un sorteggio, ma loro si sono messi d'accordo. A te la parola. Filippo sta facendo la classifica. E non sento comunque di non ristorare con la partecipazione, però io non si sente, non sono abituato, devo dire la verità, scusate, e niente, ringrazio qua una persona che ho conosciuto in un percorso, un compagno di gara, e niente, voglio così, visto che lui ha proprio i capelli di me, gli ho tagliato prima il traguardo e si merita un capello e si merita la salita. Quindi vittoria assoluta a Rosario Glorioso! Grazie. Mettiti qui, anche tu la foto, è giusto che sia così. Gianpaolo, tu che sei come il prezzemolo dappertutto. Mettiamo anche un po' qui di Gianpaolo D'Amico. Cus Parma è il nostro Rosario Glorioso, quindi si aggiudica questa seconda edizione tra gli uomini. Tra poco mi daranno la classifica, speriamo i primi tre, almeno quelle pronte. Vedi Gianpaolo, vedi quelle pronte, quali ci sono categorie pronte, me li porti. Non andare via, Cus Parma, sicuramente sarai nella categoria. Arrivederci ragazzi. Portatemi le categorie pronte, sicuramente andiamo a premiare un primo di categoria perché... La categoria praticamente era soltanto lui. Dobbiamo andare a premiare il meno giovane in gara, Vincenzo, vieni qui. Lo sappiamo tutti ormai. Ed è Francesco Soldano. Francesco Ciccio Soldano, categoria 80. Prendiamo un primo posto. Sempre presente a Termini Imerese. Mettiti là, Vincenzo. Mettiti qua. Tu sempre... Sei non simpatico nelle foto, guarda. Secondo me ci vado a scambiare. Categoria 75, un atleta solo da premiare. Prendiamo un primo posto, Gianpaolo. Direttamente dalla Sport Amatori Partinico, Giovanni Viterbo. Trinache, addirittura, chiedo scusa. Excusez-moi. È giusto. Diamo a Cesare qualche di Giovanni. Trinanche a Palermo. Signori, se volete, è già pensionato, portatevelo a casa. Ricordate il film quello Figaro e Picone? Avere una pensione a casa è importante. Due è ancora meglio. Non lo dire, per favore. Non lo dire. E non è così. Che pensionato si deve fare il pensionato, signore. Se no che pensionato è, giusto, signore? E andiamo avanti, le categorie mi mancano. Io vado a mente, queste due ero sicuro perché c'erano due atleti. No, vai, portami quelle pronte già. Donne, settantenni, abbiamo il campione italiano. Sì, si alterneranno Vincenzo Giovanni, del movimento. Bambine,
Filippo, portami le categorie pronte. Le categorie pronte, acceleriamo, perché c'è la band che deve bandare, giusto? Ah, si dice bandare? Banda si dice bandare, ok. E l'orchestra? Orchestrale, va bene. Eh? Oh, nessuna scuola, io a casa sto, magari stassi in una scuola, sai, tante camere, B&B, magari a tempesta. Nel frattempo facciamo il sorteggio che vi portano le classifiche. Forza, avete dei numeri, mi dicono. Il primo numerino. Attenti al numero. Alessandro Fuso, numero 7. E allora, il number 7, Alessandro Fuso. 7, in siciliano 7. In spagnolo? Spagnolo? Alessandro non c'è. Sempre 7. In arabo? 7. E allora ci siamo, Alessandro Fuso, ci sei? Fuso, ci sei Fuso? Mettiamolo da parte. Allora ci siamo con le categorie. Andiamo alla categoria. Ok, chiamiamo tutte le donne. Sono 4 donne, la prima l'abbiamo già premiata, assoluta. La chiamiamo. Andiamo dalla quarta posizione, Maria Danger. Fiori, sì. Però è di categoria prima, eh? Ah, è unica, chiedo scusa. Danger dov'è? La signora Danger? Danger. Maria Danger. Maria Danger, ci sei? No. Andiamo avanti, Sabrina Scarcella. Number 3. Vieni Sabrina, l'abbiamo vista assicutata da un bambino. Lo so. Però l'ha portata al terzo posto. Aspetta, abbiamo il premio di terza assoluta tra le donne. Terza, terza. Danger, ci sei? Lei è Scarcella. Andiamo alla seconda. Daniela D'Amico. Dov'è Daniela? Daniela D'Amico, ci sei? Come sono? Le donne sono scomparse, signore. Lo so. Daniela D'Amico. Daniela D'Amico, e richiamiamo la prima. Si tratta nuovamente di Maria Grazia Facella. Vieni Maria Grazia, il primo di... La prima donna. Ok, mettiti qui. D'Amico. Daniela. Daniela. Oh, finalmente. Eccola qui, si è andata a cambiare. Daniela, da questa parte, fatela transitare, grazie. Danger, Danger. Fiore. Danger, mettiamo da parte il premio della signora Danger. Facciamo un applauso alle nostre tre splendide atlete. Grazie per la vostra partecipazione. Guardate lei, poi guardate lui e fate la comparazione. Si dice comparazione, sì. Si compara. Il professore si compara, si può dire, sì. Perché a Palermo diciamo compà, vieni con me, e poi tu vieni con me, compà, mi accompagni. E allora andiamo avanti in categoria, vieni Filippo, dammi veloce, veloce, dammi questo foglio. Andiamo avanti, categoria, abbiamo premiato questa, questa, andiamo alla 70-70. Il campione, dov'è? Giovanni Fusco. Campione italiano, campione dei 1500, 3000, sono distanze, non sono soldi, eh. Mettiti vicino, Vincenzo, mettetevi vicino insieme a Giovanni. Uno tra i più forti atleti della sua categoria a livello italiano. Facciamo un applauso a Giovanni, signori. Lo abbiamo avuto qui a Termini Imerese.
Categoria 6-5, due atleti da premiare. Secondo Mario Quattrocchi. Mario! Mario! Bravo! Eccolo Mario. Number one, Antonino La Rosa. Primo, Quattrocchi, vieni, vieni. Stai con La Rosa, gira di La Rosa. So che vieni meglio di spalle, però pazienza. Come no, guardate che belle spalle. Vincenzo, mettetevi vicini, professore. Secondo e lui primo. Ah, per me è uguale. Mettetevi vicini. Ok, mettetevi vicini, la foto. Prepararsi la 60-6-0. Tre atleti da premiare, un terzo posto Giampaolo per Maurizio Bartolone, prima anche a Palermo. Secondo Agostino Parrinello. Primo Cesare Mascellino. Cesare, ci sei Cesare? Chi è Cesare, quello che ha dato fuoco a Roma? Ah, lui. Mascellino non c'è, Cesare, da ritirare. Grazie Maurizio per l'informazione. Ciao, grazie. Categoria 35 uomini. Secondo Salvatore Falcarini. Salvatore Falcarini, number two. Dove è Salvo? Qua Salvo, da questa parte. Ma non sei più Salvo? Cosa sei? Lo zio di Salvo, se mi fa piacere. Primo Angelo Guadalupo! Aspetta Angelo! Angelo, gettonatissimo, guardate che bello con i suoi occhiali da sole, vediamo il sole. Ah, quello che cantava Voglio la pelle nera. Angelo, guardami! Ah, stasera mi butto. E allora, grazie Angelo, andiamo avanti, categoria 55, tre atleti da premiare. Terzo, Giuseppe Profita! Peppino, onde se? Non ci crede neanche lui! Stasera sua moglie non lo fa entrare a casa, te, soltanto terzo. No! Mettiti lì, Giuseppe. Approfittane. Secondo, Gaetano Greco! Pegaso. Sta arrivando Gaetano, viene da lontano. È un greco come lo yogurt. Vai Gaetano, grande Pegaso. Ma il vincitore, l'infermiere volante Elio Amato. Bravo Elio. Bravo Elio. Non è come la pasta. Bravo Elio, metti d'accanto. Rosy, bravissimo. Prepararsi la 50. 50. Categoria 50, tre atleti da premiare, Giampaolo e Filippo. Terzo, Pietro Merendino. Dov'è Pietruccio? 50. Pegaso, 50 anni, 45 non c'è più. Secondo, il nostro ciclista Bartolomeo Callari. Abbiamo finito. Dove è Bartolo? Non lo vedo. Bartolo! Eccolo, la sua mole. Bravo Bartolo! Bravo Bartolo! Number two. Ma il vincitore della Polizia di Stato, il mio amico Vittorio Ammirata! Amico Trem. Prepararsi la 45, 45 uomini, terzo Davide Rolla, e vai Davide,
Number 2, Amatori Palermo, Tommaso Salvatore Bertuccio. Non te lo meriti, però lo faccio sempre. Dai. Oh, ecco la scossa. Arriva Bertuccio, prepariamo la seconda posizione e il vincitore, il pluricampione mondiale di maratona, grazie ad essere venuto fino a Termini di Merese, Ciccio Francesco Ingargiola. Bravo Ciccio. Ciccio, mettiti lì vicino ai tuoi diretti amici, non avversari, ormai siamo tutti amici. Qualche anno fa azzurro di nazionale, vincitore della Coppa Europa di maratona, insieme a Baldini ed altri atleti di carattere internazionale. Categoria 40, terzo Salvatore Calderone. Angelo, ecco, Filippo premio Calderone. Secondo Vincenzo Scimeca. Queste le prime posizioni assolute, nelle prime 10 siamo, signori. Andiamo alla prima categoria, il trailman d'eccezione, oggi dato alla strada, Pierpaolo Notaro. Abbiamo l'ultima. L'ultima e tiriamo, come si dice nel gergo palermitano, lasciamo campo ai nostri artisti. Categoria promesse, secondo Ugo Aieri Rinella. Dov'è Ugo? Ci sei Ugo? Se ci sei batti un colpo, no. Primo Saverio Ciulla. Eccolo qui Saverio. Abbiamo terminato, se Filippo e il nostro o gli organizzatori hanno qualcosa da consegnare in particolar modo. Filippo, sì. No. SSM, grazie, vedi Filippo, bravo, all'occhio lungo, lui è fresco di mente. Andiamo alla SM, terzo Salvatore Montes, il nostro amico che aveva il pettorale nella gamba, non lo vedevo Salvatore. Secondo Daniele Renna con prole, due prole, bravo Daniel. Il vincitore, atleta locale, atleta indigeno, atleta doc, Gabriele Algeri. Girarsi, girati Pierpaolo, girati Filippo, girati Vincenzo, partiti di Vincenzo, Giovanni, responsabili, che fatica. E allora, ci siamo? Possiamo chiudere Filippo? E allora, chiudiamo in inglese, l'end house is finish party, che è tradotto in palermitano, Agnel e Sugo. Buona domenica a tutti! Oh, che è successo? Ah, oh, sorteggio, ma c'è mia, scusi. Sorteggio, dai, quanti sono? Dobbiamo sbrigarci? Ma tu non sei entrato?